Ciao ragazzi e ragazze, ma quanti di voi è capitato una sponda altissima e come si fa a uscire dal bunker? Andiamo a vedere. Ciao, sono Alessandro Pizzi di Golf Project. Se ti è piaciuto il video metti mi piace e scrivi sotto i commenti. Non dimenticate di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanella per non perderti tutti i nostri nuovi video. Ragazzi, situazione difficile, sponda altissima del bunker. Quindi come devo fare per far uscire subito la palla alta e non prendere la sponda? Intanto è meglio se avete un bel sand di 58-60 gradi, si può fare anche con 56, ma con questi due lob wedge è molto più facile uscire. Allora, prima di tutto è importante aprire la faccia del bastone prima di impugnare. Perché? Perché aprendo la faccia del bastone aumenta ancora di più il loft e quindi la palla parte più alta. Poi assolutamente necessario avere la pallina spostata più sul piede sinistro, perché mi devo dare l'opportunità di prendere prima la sabbia e poi la sabbia fa uscire la pallina. Quindi affondo bene i piedi, la palla è più sul piede sinistro, apro la faccia del bastone, peso leggermente a sinistra. Cosa importante, nel backswing devo sentire che la faccia del bastone è ancora aperta, non devo mai richiuderla. Quindi backswing completo, attraverso bene la palla, la faccia del bastone rimane aperta, ruoto perfettamente in avanti, ruoto le spalle, lo sterno rivolto al bersaglio, la fibra della cintura rivolta al bersaglio. Quindi è fondamentale, quando attraversate la palla, che la faccia del bastone punta verso di voi e in alto, quindi non deve mai essere richiusa. Qui è una buona rotazione di spalle, una buona rotazione del corpo. Ragazzi, ve lo mostro. Quindi affondo i piedi, apro la faccia del bastone, peso un po' a sinistra, via. Yes, come è uscita alta, perfetta. Ragazzi, quindi anche voi ricordatevi di praticare questo colpo, di non spaventarvi quando avete la sponda alta, seguite questi piccoli consigli. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, scrivi i commenti qui sotto, fatemi vedere come uscite dalla sponda alta del bunker. Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva la campanella per un golf perfetto!